Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete ben capito, stiamo per fare un altro unboxing di un televisore. Nello specifico oggi è un Samsung. Il modello esatto è TB24B301EV, se lo volete acquistare, non lo so. È un 24 pollici, retroilluminazione a LED, ormai tanto sono tutti così. Serie 3, quindi non è nuovissima, anzi è iper vecchia secondo me, se non sbaglio siamo arrivati alla 9 o alla 8, dotato di HDMI, Movie Connection, Sharp Movie, insomma come il Panasonic che avete visto l'altra volta, potete riprodurre tramite USB foto, video, quello che volete. I formati questa volta non li so, nemmeno mi interessa, perché è un televisore così per stare in camera che verrà acceso una volta al 1000. Funzione PIP o PIP, che praticamente è picture in picture, ovvero voi quando state guardando un canale, premendo un tasto che ci sarà sul televisore, non lo so, sul telecomando, praticamente potete visualizzare un altro canale in piccolo e vederne due assieme, cosa molto utile se fate zapping. Ovviamente Full HD 1080p, ma tanto questi televisori sono tutti uguali perché alla fine sono monitor riadattati con decoder digitale terrestre all'interno. Infatti, cioè, alla fine, quando dovete acquistarne uno così, giusto per vedere la televisione, uno vale l'altro alla fine. Va bene, posizioniamo la webcam e sballiamo questo televisore. Vediamo un attimo cosa c'è all'interno. Non lo so, sinceramente, non l'ho aperta prima. Questa volta in anteprima. Sicuramente avremo sbagliato il verso, già che non indicano un verso questi della Samsung, mi fa incazzare a me, perché io potrei aprirlo anche dalla parte opposta, dato che sono identiche. Va bene, allora, troviamo guida all'uso, TV più 3D, LED LCD plasma. Secondo me questi hanno sbagliato di brutto a mettere il foglietto, anzi sembra proprio finto, ma 3D system. Ma ragazzi, questo è uno di quei foglietti commerciali, cioè, che mettevano una volta sui vecchi televisori, o sui vecchi cellulari, scusate, che tipo compravi il 3310, era il manuale della Motorola o di un altro telefono, giusto ti spiegavano cos'era un telefono. Questo non è assolutamente il suo. Boh, via. Già questo non va bene. Allora, vediamo cosa troviamo. Troviamo le pile della Bexel, perché la Bexel ovviamente è un'ottima marca, tutti lo sanno, la Bexel proprio si conosce a ruota, ovviamente come il Panasonic, uguale. Poi cavo dell'alimentazione, vabbè, quello è ovvio. Poi dentro troviamo tutta roba scritta in russo, forse CD. Panno per pulire lo schermo, foglietti illustrativi vari, e va bene, insomma, niente di che. Ora, se mai li apriamo, giusto per vedere che c'è, ma non è molto importante. Foglio del risparmio energetico, che adesso è dappertutto, niente, 23,6 pollici, lo spacciano per 24, consumo e niente di che, via. Faccio niente con questa roba. Poi il piedistallo, cioè il supporto, diciamo, che dove ci va sotto, il piedistallo vero e proprio, questo, e sopra il monitor. Telecomando. Piccolo. Abbastanza scomodo come impugnatura. Inserite le due pile. Ve lo mostro da più vicino. Source, rec channel, non so cosa sia. Forse registra anche da USB questa TV, non lo so. Eccolo qua, insomma, classici telecomandi quasi tutti uguali. Poi troviamo il piedistallo,
Poi sotto il polistirolo troviamo finalmente la TV. La TV, o meglio, il monitor, cassone, perché è un cassone anche questo. HDV, TV monitor, serie 3, PIP, movie, quello che insomma ho fatto leggere prima. I tasti che sono questi qua, credo siano touch. A guardarli, insomma, non è un vero bottone fisico. Le casse dicevano 2x10 watt, se non sbaglio. Effettivamente è abbastanza spesso come televisore, quindi potrebbero anche dire il vero, ma a guardarlo in controluce non sono granché grandi, e quindi dovremo fare un test approfondito dopo. Ma ora, per guardare gli ingressi e tutto, io direi che prendo la fotocamera e la porto qua, anche se alla fine non ci sono tutto questo che di ingressi, cioè non c'è niente, ragazzi. C'è l'HDMI, eccolo. No, cioè, aspettate un momento. TV monitor non ha l'ingresso per VGA classico? Cioè, uno che vuole collegarlo al computer non lo può fare. Non sarà vero. Madonna. Showered, antenna. Service, boh, che serve sto service? SCART, DVI audio in, USB e la cam, sì, la cam. Cioè, ecco tutto. Vabbè. Cioè, anche il televisore della Dicom avrebbe avuto il VGA dietro. Questo manco il VGA. Vabbè. Lasciamo perdere. È stato un regalo, quindi non infieriremo più di tanto, ma comunque al momento le prime impressioni non sono buone per niente, perlomeno io già mi sto incazzando. Una connessione SCART, un HDMI e basta. Cioè, vabbè, tipo che se ci collega una cosa hai finito. Niente, poi ragazzi, adesso se volete vi faccio vedere un attimo che c'è dentro a sto cesso. Madonna. Boh, scritto in romeno, non lo so. Russo, boh. Un altro foglio scritto in russo. Install driver, non so quali driver tu voglia installare per collegare un monitor, ma vabbè. Panno per pulire lo schermo, non lo useremo. Garanzia. Garanzia. Poi. Aspettate che sono più di un foglio. LED TV monitor, quick setup guide, guide. Niente, vi spiegano come si collega. Guardiamo se c'è l'italiano, ma. No, via, c'è l'italiano. Scusate, si era scaricata la batteria della fotocamera. Niente, dopo questo vi ringrazio per la visualizzazione. Sicuramente, come stavo dicendo prima, acquisto sconsigliatissimo. Scriverò maggiormente nei commenti il perché, dato che mi sta finendo un'altra volta la batteria. E se ci sono domande, dubbi, quello che volete, postate pure. Vi ringrazio per la visualizzazione. Scusate se è fatto un po' di fretta, ma tanto non se lo merita questo monitor. Sinceramente, pensavo meglio. Prezzo sui 200, trovate qualcosa meno in offerta, ma niente di che. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.